Ciao guerrieri di luce, pensavate di esservi liberati di me e invece no, sono ancora qui per parlare di tanti, tantissimi interessanti argomenti e in particolare oggi parleremo di Daimon. Il primo che parlò dell'esistenza del daimon è stato il filosofo Socrate, che sosteneva che ogni essere umano fosse accompagnato da questo spirito lungo il corso della sua vita. Secondo il filosofo greco, il daimon viene scelto dall'uomo nell'Ade, prima di cominciare la sua esistenza terrena. Il daimon rappresenta infatti la nostra essenza più pura, la nostra natura e il motivo della nostra incarnazione. Questo spirito viene anche definito genio interiore, poiché ci guida per esprimere i nostri talenti, per seguire la nostra missione nel mondo e per manifestare appieno la nostra natura. Imparare a comunicare con il proprio daimon è quindi fondamentale per capire chi siamo veramente e qual è il nostro potenziale. Tutte le persone che riescono a distinguersi nel mondo semplicemente esprimendo se stesse hanno spontaneamente una comunicazione diretta con il loro daimon. Chi è in contatto con il proprio daimon riesce a dare un senso alla propria vita e per questo è molto più felice e realizzato di chi non ha ancora scoperto il proprio genio interiore. Il daimon può essere anche definito la nostra ghianda, la nostra essenza. Alcuni individui riescono a far crescere e sviluppare questa ghianda facendola diventare un meraviglioso albero, mentre la maggior parte delle persone reprime la propria natura per seguire il volere degli altri, della famiglia o della società. Dato che so perfettamente quanto sia importante scoprire il proprio daimon per poter vivere una vita piena e felice, ho ideato un seminario che ha proprio la funzione di aiutare i partecipanti a conoscere il proprio daimon e a comunicare con questa parte di sé. Questo seminario si terrà a Milano l'8 e il 9 di dicembre. Per chi fosse interessato, lascerò il link dell'evento in descrizione. Per il momento voglio illustrarti un esercizio per darti un assaggio del potenziale del tuo daimon. Bene, prendete un foglio di carta e una penna e scrivete il nome della persona che ammirate di più al mondo. Fatelo ora mentre guardate il video. Questa persona può essere qualcuno che conoscete, un personaggio famoso, un familiare, un amico, una persona in vita oppure già morta da tempo. Elencate sotto il nome tutte le caratteristiche, tutte le qualità, tutte le doti che vi fanno ammirare questa persona. Mentre scrivete, mettete in pausa il video in modo da non distrarvi e soprattutto in modo da non scoprire il risultato che verrà fuori da questo esercizio. Bene, ora che avete ultimato l'esercizio, voglio farvi una rivelazione scioccante. Tutto ciò che avete scritto nel foglio sono i vostri talenti sopiti, sono vostre doti inespresse, poiché quello che ci incanta e ci affascina negli altri non è altro che il nostro daimon che vuole essere riconosciuto, che vuole esprimere la sua vera natura. Bene, per oggi è tutto. Se questo video ti è piaciuto, fammelo sapere con un like e iscrivendoti al nostro canale. Ciao!